In questo numero, screening oncologici, il nuovo report dell'ISPRO relativo all'anno 2018, estensione del programma e adesione dei cittadini fra le più alte a livello nazionale. Sanzioni e debiti verso la Regione, più tempo per pagare concesso ai cittadini che si trovano in difficoltà. Sviluppo rurale, stanziati 18 milioni di euro per i giovani che vogliono dar vita a un'impresa agricola. Gioco d'azzardo patologico, in arrivo 6 milioni di euro dalla Regione e dallo Stato per la prevenzione, la cura e la riabilitazione. Autismo, accordo tra Regione Toscana e Istituto Superiore di Sanità per realizzare un network toscano per la diagnosi e l'intervento precoce. Più di 540.000 toscani hanno risposto nel 2018 ai tre screening oncologici che la Regione Toscana offre gratuitamente: mammografia, pap test e screening colorettale. Lo rivelano i dati del rapporto relativo all'anno 2018 dell'ISPRO, l'Istituto per lo Studio, la Prevenzione e la Rete Oncologica. Positiva l'adesione alla mammografia dalle donne tra i 50 e i 69 anni, sono state 169.472, con un valore medio regionale del 72%, ma i dati cambiano molto da zona a zona. L'adesione a Viareggio resta indietro di 12 punti. Aumenta poi del 12% la platea di donne invitate a eseguire lo screening per prevenire il tumore al collo dell'utero con il pap test e il test HPV, con un'adesione complessiva del 53%. Tasto dolente invece per lo screening colorettale per la ricerca del sangue occulto, che soprattutto a Lucca e a Viareggio registra un basso livello di adesione, sotto al 50%, in particolare fra gli uomini. Ci sarà più tempo anche nel 2020 per pagare sanzioni e debiti dovuti alla Regione Toscana. Lo stabilisce una delibera presentata dall'assessore regionale al bilancio Vittorio Bugli, approvata dalla Giunta a fine 2019. Dilazioni e rateizzazioni riguardano sia le imprese, comprese quelle in liquidazione, che le persone fisiche. Vi sono delle fasce, chi ha un debito sotto 20.000 euro ha una possibilità di pagare dopo 9 mesi, chi ce l'ha superiore dopo 12 mesi, e poi vi sono delle fasce anche per la rateizzazione che raggiungono cifre più alte e tempi più alti come possibilità di rateizzazione. Si va anche nell'ordine di anni, in cui però vi deve essere un impegno certificato a corrispondere alle rate. Le rateizzazioni e le dilazioni dei pagamenti di sanzioni e debiti verso la Regione possono essere richieste in momenti diversi e anche sommate. Nuove opportunità per i giovani agricoltori toscani con il pacchetto giovani varato dalla Giunta regionale nell'ambito del programma di sviluppo rurale 2014-2020. La misura, con risorse per 18 milioni di euro, è destinata a chi ha fra i 18 e i 40 anni e consente ai beneficiari di ottenere un premio di primo insediamento pari a 30.000 euro, che diventano 40.000 nelle zone montane, e poi di ottenere contributi pari al 50%, il 60% nelle zone montane, sugli investimenti effettuati per l'ammodernamento delle dotazioni aziendali. L'assessore regionale all'agricoltura Marco Remaschi ha spiegato che grazie al pacchetto giovani fino ad oggi si sono insediate oltre 1.000 imprese con risorse che nel complesso ammontano a 165 milioni di euro. Possono partecipare al bando i giovani che abbiano preso la partita IVA agricola nei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda e che si impegnino a realizzare un piano aziendale di sviluppo di massimo 36 mesi e a proseguire l'attività agricola per almeno 5 anni. Milioni di euro in arrivo per contrastare il gioco d'azzardo patologico in Toscana. La Giunta regionale ha approvato due delibere proposte dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Una prenota la somma di 2.840.000 euro assegnata dal Ministero della Salute per aumentare la portata del piano regionale di contrasto al gioco d'azzardo patologico, con azioni che rispondano a chi manifesta il disturbo e rimuovano le cause sociali e culturali del fenomeno.
L'altra delibera ripartisce tra le aziende sanitarie Toscana Centro, Toscana Nord-Ovest e Toscana Sud-Est 3.150.000 euro per realizzare attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle persone con disturbo del gioco d'azzardo. Un problema, ha sottolineato l'assessore Saccardi, che in Toscana riguarda un numero sempre più ampio di persone di tutte le età. Regione Toscana e Istituto Superiore di Sanità hanno siglato un accordo di collaborazione per rendere tempestiva la diagnosi di autismo. La Giunta regionale ha approvato la delibera proposta dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi relativa al progetto Network Toscano per il riconoscimento, la diagnosi e l'intervento precoce dello spettro autistico e all'obiettivo di creare una rete tra le unità operative di neuropsichiatria infantile e dell'adolescenza delle ASL, i pediatri di famiglia, gli asili nido e le scuole dell'infanzia. Le risorse messe a disposizione per la realizzazione del progetto ammontano a 109.967 euro, ripartiti tra le diverse ASL, Centro, Nord-Ovest e Sud-Est. L'accordo siglato dalla Toscana nasce da un precedente accordo di collaborazione tra Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute.